Ogni giorno compiamo azioni e prendiamo decisioni le quali possono, senza rendercene conto, influire sul nostro destino. Immaginiamo ad esempio essere soliti andare al lavoro in treno. Un giorno perdiamo il treno e siamo costretti a prendere quello dopo. Arriviamo al lavoro e veniamo licenziati per il ritardo commesso. Su quel treno però abbiamo conosciuto la donna o l'uomo della nostra vita. Se non avessimo perso il treno non saremmo stati licenziati, però non avremmo nemmeno preso il treno che avrebbe fatto conoscerci la compagna o il compagno della nostra vita. Ora, questo è uno scenario ingigantito ovviamente, ma è proprio così però che agisce la teoria del caos o effetto farfalla. Il primo a parlarne fu il fisico Edward Lorenz durante una conferenza nel 1972, il quale disse queste parole: il battito delle ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas. Da qui prende appunto il nome della teoria effetto farfalla. Tale citazione ovviamente non va presa alla lettera, in quanto l'energia necessaria per scatenare un tornado è ovviamente estremamente maggiore di quella generata dal battito delle ali di una farfalla. Ma il fisico vuole sottolineare come un piccolo gesto di rilevante importanza può provocare un susseguirsi di eventi a catena fino a generarne uno di maggiore grandezza. Applicato alla fisica, Turing lo spiegava in questo modo: lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo di centimetro a un momento dato potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisione di un uomo un anno dopo a causa di una valanga, oppure la sua salvezza. Alla base di tutto, quindi, vuole indicare come da un'azione svolta o non svolta può provocarsi un futuro del tutto diverso e imprevedibile. Il termine caos, in questa teoria, non sta ad indicare quindi confusione o disordine, bensì un ordine, ma un ordine talmente complesso da non riuscire ad essere compreso. Io spero che il video ti sia piaciuto e fammi sapere nei commenti se ti viene in mente qualche esempio di effetto farfalla applicato alla nostra vita. Ti invito a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti per non perderti nessuna delle altre curiosità sul mio canale. E ti aspetto nel prossimo video.